Adesso invece vi faremo ascoltare alcuni brani tratti dall'ultimo disco Anime Salve, scritto insieme ad Ivano Fossati. È un disco che ha come tema fondamentale quello della solitudine. Una solitudine che deriva da emarginazione, il più delle volte, a meno che uno non se la voglia scegliere volontariamente. Una emarginazione che trae origine da comportamenti desueti e diversi da quelli della maggioranza degli esseri umani. E ciò deriva dal fatto che certe persone nascono per curiosi casi del destino, in qualche misura si potrebbero addirittura chiamare scherzi della natura. Un individuo nasce maschio e ha dei sentimenti, e direi una spiritualità completamente femminile. Questo individuo viene iscritto all'anagrafe in quanto maschio e di lì comincia una slavina di difficoltà, di tormenti, di sensi di colpa, di dolori, infine dei conti. È il caso di Princessa e delle molte princesse che convivono in mezzo a noi. Ma l'emarginazione è dovuta anche a comportamenti desueti diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. È quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto, affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo. Purtroppo i nostri storici, e non soltanto i nostri, preferiscono considerare i popoli non soltanto in quanto tali, ma in quanto organizzati in nazioni, se non addirittura in Stato. E si sa che i Rom, non possedendo territorio, non possono considerarsi né una nazione né uno Stato. Mi si dirà che gli zingari rubano, è vero, hanno rubato anche in casa mia. Si accontentano però dell'oro e delle palanche. L'argento, per esempio, non lo toccano perché secondo loro porta male, lascia il nero. Quindi vi accorgete subito se siete stati derubati da degli zingari. D'altra parte si difendono come possono. Si sa bene che l'industria ha fatto chiudere diversi mercati artigianali. Buona parte dei Rom erano e sono ancora artigiani, lavoratori di metalli, in special modo del rame, addestratori di cavalli e giostrai, tutti i mestieri che purtroppo sono caduti in disuso. Gli zingari rubano, è vero, però io non ho mai sentito dire, non ho mai visto scritto da nessuna parte che gli zingari abbiano rubato tramite banca, e questo mi pare che sia un dato di fatto. È inutile ricordarvi, forse qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, d'altra parte gli zingari sono talmente costretti a vivere nel presente che hanno poca memoria. È difficile sentir raccontare da uno zingaro quello che gli è successo in un campo di concentramento. È stato proprio per merito degli ebrei che noi abbiamo saputo degli zingari nei campi di concentramento. Bene, detto così, sembrerebbe che il disco si rivolga soltanto alle minoranze emarginate, ma credo che questo sia riduttivo. Io penso che proprio queste persone o questi gruppi di persone, difendendo il loro diritto a assomigliare a se stessi, difendono soprattutto la loro libertà. Quindi penso che Anime Salve sia un disco soprattutto sulla libertà.